Presentata stamani a Grottagli e a Palazzo di Città, la tre giorni di festa diffusa della ceramica italiana. Buongiorno Ceramica, ormai alla sua terza edizione. 10 giornalisti della stampa nazionale e 2 Instagrammers, molto seguiti sul web, faranno il pieno di esperienze ed emozioni. Questa tre giorni è stata messa in campo dal comune di Grottaglie grazie ad un finanziamento regionale e organizzata dalla giornalista Lucrezia Argentiero. Un bel programma nutrito che li aspetta. Arrivano domani in mattinata. E oltre chiaramente al quartiere delle ceramiche andremo in biciclette, infatti il Pressur si chiama In Bici, nel cuore delle ceramiche, andremo in bici a vedere proprio dove nasce l'argilla, andremo a vedere dove nasce l'argilla. Saranno i protagonisti di questi tre giorni, in quanto non solo saranno a contatto insomma con i ceramisti, ma in prima persona andremo in un laboratorio, in prima persona loro tutti faranno l'esperimento di creare degli oggetti di ceramica. E poi Taranto, non potevamo non fare un salto in provincia, e finalmente si parla di Taranto da un punto di vista diciamo turistico. Positivo. Andremo con la barca di ricerca per il catamarano per avvistare. No, andremo proprio con la barca della ricerca, non nel catamarano, proprio quella con cui escono proprio i ricercatori che ci hanno messo a disposizione, li ringraziamo. Andremo proprio ad avvistare i delfini, quindi abbiamo una mezza giornata in barca per l'avvistamento dei delfini, e si concluderà la visita con diciamo la visita di questi ospiti con il Martà a Taranto. Tutto il percorso della ceramica, da dove si estrae l'argilla fino al prodotto finale. Chiaramente ci saranno dei ceramisti che verranno interpellati, con cui diciamo, si confronteranno ceramisti dell'avanguardia e ceramisti della tradizione, per capire come si è evoluto insomma la tradizione figurina a Grottaglie. Assessore Mario Bonfrate, buongiorno Ceramica, alla terza edizione. In 40 centri italiani si parlerà di ceramica, e non solo, ma anche di turismo. Grottaglie, cosa ha preparato di bello? Attenzione ai ceramisti sicuramente, dare la giusta visibilità a un settore ceramico che ha bisogno di visibilità, e noi con questa iniziativa ne vogliamo dare. Infatti anche a bilancio noi abbiamo previsto comunque una piccola quota per far sì che questo evento, che è un evento nazionale, possa avere il giusto risalto. E inoltre, quando abbiamo partecipato al bando un press tour, abbiamo deciso volontariamente di partecipare in questi giorni, nel senso in modo che i giornalisti vengano a Grottaglie quando l'attività ceramica è il suo maggior splendore, almeno in questo periodo. Quindi noi vogliamo fare tutto in un sistema, tutto integrato, i giornalisti devono vedere quello che siamo in grado di fare e quello che anche l'amministrazione sta facendo per i ceramisti. Un piccolo accenno alle tappe previste. Allora, sicuramente noi abbiamo avuto la partecipazione di alcuni ceramisti che addobberanno le loro attività proprio per far sì che i giornalisti, e non solo tutti i cittadini, che vorranno vedere come in realtà si opera nella ceramica, quindi può essere decorazioni, può essere lavorazione al tornio, può essere tutto quello che riguarda l'attività ceramica. Invece, per quanto riguarda il press tour, ci saranno delle iniziative, ci sarà una parte del quartiere delle ceramiche naturalmente, ci si andrà al Martà, al Taranto, ci sarà una passeggiata con biciclette assistite. La ceramica sarà legata anche a un evento particolare, parliamo di scarpette rosse, ma scarpette in ceramica legate ad uno spettacolo per questi giornalisti. Di cosa si tratta? Sì, noi abbiamo già fatto a novembre un'installazione di scarpette rosse in ceramica per sensibilizzare un po' tutti sulla questione della violenza contro le donne. Anche quest'anno la vogliamo fare in Buongiorno Ceramica, e attraverso uno spettacolo di cabaret della comica Daniela Baldassarra, con la collaborazione dell'associazione Alzaia di Taranto. Quindi noi in realtà vogliamo mettere insieme tutti gli argomenti possibili e immaginabili in modo che sia sensibilizzazione
a questo argomento della violenza contro le donne. Il GAL Magna Grecia partecipa a questo evento fornendo ciò che ha avuto finanziato con la scorsa programmazione, ovvero le biciclette a pedalata assistita e con le quali i giornalisti attraverseranno i nostri territori, quindi il territorio del GAL che va da Crispiano fino a degradare fino al mare con gli ultimi due comuni, Pulzano e Leporano, passando per Grottaglie e gli altri comuni. Quindi noi siamo felicissimi di partecipare a questo evento e quindi speriamo che tutto possa portare ad una visibilità del nostro territorio, della nostra storia e della nostra cultura. Quante biciclette con la pedalata assistita abbiamo in totale per questo percorso che presto diventerà un percorso a disposizione di molti? Noi nella scorsa programmazione abbiamo finanziato 9 biciclette a pedalata assistita che erano abbinate a 3 stazioni di ricarica solari posizionate in 3 dei nostri comuni che sono Crispiano, Grottaglie e Pulzano, quindi nel totale 9 biciclette. E che entreranno presto in circuito? Sicuramente, stiamo già provvedendo all'assegnazione nuova per la gestione e l'utilizzo di tutti o di come si deciderà di queste biciclette e di queste stazioni finanziate. Nel tour gli ospiti, i giornalisti, andranno alla scoperta del ricco territorio, con particolare attenzione a tutto quello che ruota intorno al mondo dell'argilla e della sua trasformazione. In programma la visita al Museo della Ceramica e l'incontro con 2 ceramisti, uno della tradizione e uno dell'avanguardia. In bici si raggiungeranno le famose cave di Fantiano e verrà percorso un pezzo della nuovissima ciclovia dell'acquedotto pugliese, fino a raggiungere la centrale idroelettrica Battaglia. Nei 3 giorni i giornalisti e gli instagrammer avranno anche l'opportunità di vivere in prima persona l'esperienza della manipolazione dell'argilla e della sua decorazione all'interno di una delle botteghe storiche. Il terzo giorno, oltre alla visita al Martà, è prevista l'escursione nel Mar Ionio con il catamarano da ricerca Taras insieme alla Jonian Dolphin Conservation. Con i ricercatori della JDC saranno identificati e fotografati gli esemplari di delfini ed ascoltati e registrati i loro fischi e clicks.